Ciao a tutti, nella lezione di oggi parleremo dei sigilli, che so che è un argomento che interessa molti. Innanzitutto, cosa sono? I sigilli sono delle rappresentazioni figurative che voi stessi create. Ci sono anche dei sigilli online, ma vi spiego perché non dovreste prenderli. I sigilli vengono ricaricati dalla vostra energia, quindi potrebbero non funzionare per voi se prendete un sigillo carico di un'energia di un'altra persona. Anche perché questa energia arriva appunto da voi stessi e dalle vostre intenzioni. Non sapete che intenzioni aveva quella persona quando ha fatto il sigillo che voi avete preso da internet. Però se vi serve un sigillo di protezione generale senza nulla di specifico, allora potete anche prenderlo da internet, però comunque siate consapevoli del fatto che potrebbe non funzionare. Perciò, oggi ho deciso di spiegarvi sia come funzionano e sia come fare i sigilli. Innanzitutto, servono per qualsiasi cosa. Si parla di cose sentimentali o mentali, del tipo volete più fortuna, volete avere più autostima, eccetera, eccetera. Si dividono in sigilli passivi e sigilli attivi. I sigilli attivi hanno un'efficacia immediata e quindi sono poi a breve termine, ovvero si attivano subito e funzioneranno solamente per quella volta per cui voi avete creato il sigillo. Invece i sigilli passivi sono a lungo termine. Però si attivano in maniera più lenta e andranno avanti nel corso della vostra vita, poi potete ricaricarli, eccetera, eccetera, ma comunque funzioneranno fino alla fine. Potete creare quanti sigilli volete, perché comunque sono carichi della vostra energia positiva. E appunto per fare quindi i sigilli ci vuole tanta concentrazione e tanta forza di volontà in quel determinato scopo. Vi lascerò, penso in sala comune o comunque lo metterò nel canale, la foto dove faccio vedere tutti i procedimenti, perché ho trovato una buona foto online che spiega in una sola immagine tutti i passaggi, tutto quello che c'è da sapere riguardante come fare i sigilli. Perché adesso ve lo spiegherò a voce, ma vederlo forse è meglio, perché è un pochino complicato spiegarlo. Innanzitutto decidete cosa veramente volete, ovvero pensiamo ad un sigillo passivo, quindi un qualcosa a lungo termine, volete fortuna in generale. Invece di scrivere su un foglio io vorrei essere fortunata o fortunato, oppure desidero essere fortunata, fortunato, bisogna praticamente fingere di essere già fortunati. Quindi dire, scrivere anzi, io sono fortunata barra fortunato. Ciò darà molta più potenza e convinzione sia a voi stessi, ma appunto al sigillo. Dopo averlo scritto si tolgono tutte le vocali e tutte le doppie lettere. Alla fine avrete solamente un mucchio di lettere così a caso. Finito di fare ciò, bisogna guardare la tabella, quella con i numeri che vedete nell'immagine, e ricopiarla tale quale. Dopo averla disegnata, bisogna associare le vostre lettere che vi sono rimaste dalla frase con i numeri. Ora qui sta a voi capire se siete pronti per fare il sigillo o no. Se vi sentite pronti, avete già visualizzato più o meno come volete che sia l'immagine del vostro sigillo, allora mettete i numeri in ordine proprio come ve lo sentite. Se iniziate a visualizzare il sigillo in qualche modo e vedete come primo numero il 3, per esempio, non lo so, voi lo scrivete, cercate di sentire proprio dove volete mettere i numeri. In questo caso, per creare il sigillo bisogna unire i numeri appunto da dove si è partiti, dal primo numero che vi siete sentiti di voler scrivere fino all'ultimo.
Se invece non avete visualizzato ancora il vostro sigillo e volete una mano, allora vi servirà una ruota, che è quella che potete vedere, se non erro, è alla destra dell'immagine, non ce l'ho sott'occhio, quindi non mi ricordo, ma dovrebbe essere comunque alla destra. Ma comunque la notate perché è un cerchio dove ci sono dentro dei numeri. Potete farla in quel modo, ovvero scrivere i numeri da 1 a 9 come capitano, oppure in ordine crescente. Oppure scrivere semplicemente in un'altra forma geometrica, o comunque in questo caso sempre un cerchio, le lettere, scusatemi, i numeri che avete, o in ordine sparso, appunto in ordine crescente, decrescente, un po' come volete. Diciamo, in questo caso non pensateci troppo e lasciate tutto al caso. Appena vi siete sentiti a posto, appena diciamo, osservate il sigillo e siete soddisfatti, potete, quindi osservate l'immagine ipotetica del sigillo, potete appunto iniziare a collegare i numeri, riportarli sul foglio e il gioco è fatto. Voi avete già creato il vostro sigillo con la vostra intenzione, che è carico della vostra energia, che vi darà delle spinte, degli incipit nei momenti in cui succede un qualcosa che è il contrario dello scopo del sigillo. Quindi in un momento in cui, per esempio, non avete fortuna, il sigillo vi darà un'energia positiva che vi aiuterà. Un altro metodo, invece, è quello di disegnare un cerchio, generalmente, ma potete utilizzare qualsiasi figura geometrica che vi piace, e scrivere all'interno i numeri, ma in modo che nessuno possa capire effettivamente che numeri o lettere, perché potete tenere conto anche delle lettere in questo caso, sono. Cioè, se voi avete un 5, un 8, un 2, un 1, ok, sto prendendo cose a caso, allora potete, se non volete, diciamo, fare la ruota e vi sentite di voler inserire i numeri direttamente nel vostro sigillo, potete fare un cerchio così e iniziare a scrivere i numeri dentro il cerchio, però senza far capire che sono quei numeri, cercate di mascherarli in qualche modo. Idem con le lettere, se appunto volete utilizzare le lettere, non vi serve allora fare la tabella, quella con i numeri, ma direttamente prendete le lettere che vi sono rimaste dalla frase e le scrivete dentro il sigillo. Poi mi raccomando, state molto attenti alle vostre sensazioni, se non vi sentite soddisfatti, piuttosto rifatelo, davvero deve essere un qualcosa che vi convince, perché dovete crederci sul serio, perché sennò potreste praticamente, tra virgolette, contagiare con un'energia negativa il sigillo e non funzionerebbe. L'effetto si annulla e diventa solamente un disegnino messo lì così a caso. Come compito ho dato di scrivere un 4 o 5 metodi per attivare un sigillo attivo e uno passivo. Spero che la lezione vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!